Bitcoin potrà resistere ad un periodo, ad un clima di tassi higher for longer, di tassi alti per lungo periodo, tassi di interesse ed a un periodo di imminente recessione? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video in cui andiamo ad approfondire la tematica se Bitcoin potrebbe essere in effetti l'asset nel 2024 che in molti si aspettano, cioè quell'asset che potrebbe dar vita ad un'ulteriore fase di bull run dovuto al ciclo dell'halving. Queste sono le ultime, quelle che abbiamo visto negli anni scorsi, e qui dovremmo essere appunto nella successiva. Bitcoin può essere effettivamente questo asset nel 2024, nonostante le problematiche che potranno esistere appunto nei prossimi mesi, cioè il fatto che le banche centrali del mondo lasceranno i tassi di interesse alti per tanto tempo, per un tempo molto più lungo di quello che era previsto, perché l'economia stenta ad andare in recessione, quindi tenteranno in tutto e per tutto di mandare l'economia in recessione. Se non avete visto ancora il mio video, quello di mercoledì, andatelo a vedere, lascio il link sulla mia testa perché questa è la continuazione di quel video. Quindi prima andate, diciamo, a vedere quel video, poi dopodiché, diciamo, andiamo a ragionare anche su questo di Bitcoin. Allora, la domanda se Bitcoin è un asset che nel 2024 può performare bene, può essere un asset da halving come abbiamo visto negli anni scorsi, è lecita, ci sta, ha un senso enorme. Bisogna analizzare una serie di punti. Andiamo a comprendere quelli che sono i dati che noi conosciamo al momento. Andiamo a capire come si è comportato Bitcoin in periodi simili. Vedremo che non è possibile fare un raffronto oggettivo con periodi identici perché non ci sono i dati storici, e andiamo a capire invece in alcuni particolari momenti come ha agito in base a determinate situazioni economiche, e da lì tiriamo fuori dal cappello le nostre conclusioni. Io lancio anche la moneta, mi era venuto questo lancio, lancio la moneta, beh, è uscito figo, dai, è uscito un bel lancio per questo video, quindi direi di poter andare avanti, ragazzi. Tutto, lasciatemi un mi piace per questi video, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ovviamente su con i pollici perché mi servono, soprattutto che sono video estremamente complessi da fare. Intanto, ragazzi, giusto una premessa corretta: Bitcoin non ha mai affrontato un periodo di tassi di interesse elevati e di recessione economica, perché l'ultima recessione economica che abbiamo visto quando c'è stato Bitcoin è stata quella della pandemia, una recessione però indotta dalla questione pandemica, non una ciclicità, non una recessione naturale del ciclo economico, bensì indotta da una pandemia. E in quel contesto ha reagito malissimo sostanzialmente, e lo abbiamo già visto, perché si è correlato per la questione però più legata che è legata alla questione inflazione e recessione, più per una questione legata alla paura. Invece un contesto di tassi alti non c'è nella storia dei mercati di Bitcoin, quindi non sappiamo Bitcoin come reagirà ad un contesto di tassi alti per lungo periodo. Quindi questi fattori ci portano a dover desumere un determinato atteggiamento in base ad alcuni dati. Quindi andiamo ad analizzare quello che sappiamo, quello che ci aspettiamo nei prossimi mesi, e poi tiriamo giù le conclusioni. Bitcoin è crypto asset high risk. Questo è il primo punto da andare a discutere, ragazzi. Bitcoin e cripto sono state definite, e il mercato le ha definite in questi anni, come un asset ad alto livello di rischio. Questo è innegabile ed è avvenuto anche nel momento in cui noi abbiamo visto appunto le crisi pandemiche, quello che c'è stato, eccetera, e quella crisi appunto ha innescato in particolar modo un crash magari di Bitcoin abbastanza rilevante, che è stato insomma molto profondo qui, ragazzi. Poi ovviamente è stato riassorbito perché questa è una candela mensile, però c'è stato, ragazzi, quindi comunque l'high risk del mercato delle cripto è assolutamente un dato di fatto, anche perché i livelli di rendimento del settore cripto e di Bitcoin sono talmente alti che è impossibile definire
questo tipo di mercato come un mercato non ai rischi. Quindi al momento è assolutamente consono questo tipo di definizione. Questo è un dato che teoricamente non è positivo, perché nel momento in cui noi andiamo verso una periodo di tassi di interesse alti e recessione, solitamente nella storia dei sistemi economici gli investimenti si spostano da asset finanziari high risk ad asset finanziari low risk, e soprattutto non in termini di low risk come lo intendevano una volta, quindi l'oro per esempio, le case, il mattone, ma dove la volatilità sarà bassa e dove la ciclicità dell'asset è bassa, cioè dove non deve correlarsi a quello che è un fattore ciclico, cioè alla spesa, alla capacità di spesa delle persone, alla, insomma, questo contesto qui. Allora vedremo dopo più avanti che Bitcoin in realtà qui ha una duplicità. È vero che è un asset high risk, però è high risk sia quando sale sia quando appunto è pericoloso. In questo contesto però che verrà, probabilmente questo tipo di struttura è più vantaggiosa che altro, perché potrebbe essere un'alternativa alle recessioni e agli impatti dell'eventuale recessione sui mercati classici, ma di questo poi ve ne parlo dopo, alla fine del video. Bitcoin ha reagito male al rialzo dei tassi. Innegabile che durante il periodo di innalzamento dei tassi di interesse Bitcoin abbia reagito malissimo. Abbiamo fatto un terribile bear market in tutto questo zona appunto di rialzo dei tassi, ma attenzione, perché dopo la stabilizzazione della struttura del rialzo dei tassi, Bitcoin ha iniziato anche una sua fase naturale di curva al rialzo, che è quella attuale, quella che stiamo vivendo. Quindi in sostanza è vero, Bitcoin ha reagito male al rialzo dei tassi. Bitcoin si è dimostrato anche non un asset di natura controinflattiva, cioè non ha reagito bene all'inflazione, ma in realtà, ragazzi, non è stato una questione esogena, perché Bitcoin stesso era già in una fase ciclica down. Quindi purtroppo anche su questo, se siamo un po' superficiali, possiamo agire e poi farci prendere anche da informazione che non è del tutto corretta. Cioè Bitcoin aveva una sua naturale fase ciclica, quella che ha sempre dimostrato, cioè quella del ciclo dell'halving, che era già in una fase ribassista, perché queste strutture cicliche sono avvenute negli stessi modi. Quindi quando eravamo qui, è vero, c'è stato il rialzo dei tassi, è vero, c'è stata l'inflazione, ma è anche vero che Bitcoin aveva la sua naturale fase ciclica in definizione, e che quindi nella sua struttura ribassista era più che attesa, no? Magari non così pronunciata, si aspettava, io stesso mi aspettavo magari un ribasso più contenuto dell'asset. Magari ecco, l'inflazione e il rialzo dei tassi ha agito aumentando quella volatilità, però non è la causa che ha scaturito il ribasso di Bitcoin. Questo voglio spiegare, e su questo bisogna fare molta attenzione. Ciò significa che probabilmente questo fatto dei tassi molto alti per un lungo periodo potrebbe non avere tutto l'impatto che si aspetta negativo, perché in realtà Bitcoin non è collegato alla variabile economica dei cicli economici classici, è correlato alle sue variabili, a un suo mondo, ragazzi. Certo, circolando meno liquidità, sicuramente un investimento high risk potrebbe essere meno appetibile, su questo non c'è dubbio, ma come vi dicevo prima vedremo anche il risvolto della medaglia. Infatti anche in questo caso qui, da novembre scorso, i tassi hanno continuato a salire, cioè non è che sono scesi, ragazzi, quindi stati impostati ancora al rialzo. Nonostante questo, Bitcoin comunque il suo struttura ciclica del nuovo ciclo annuale l'ha fatta alla perfezione. Quindi, ok, tornando a noi, Bitcoin non ha dimostrato collegamenti con il tasso di inflazione, non è stato protettivo con l'inflazione, vero, ma è anche vero che l'inflazione è arrivata in un contesto ciclico di Bitcoin già virato al bear market, perché doveva andare a chiudere la sua naturale fase ciclica, quella della legata alla sua natura, non a quella del mercato. Quindi su questo, vero, ma vero un po' col dubbio, oserei dire io questa cosa. Poi Bitcoin non ha una correlazione stabile
con i mercati classici. Questa cosa è una cosa che abbiamo discusso veramente tanto tempo. C'era un periodo in cui tutti dicevano sono correlati, io vi spiegavo, vi ho detto 20.000 volte, non sono mai stati correlati e non lo saranno probabilmente mai, questo non lo sappiamo, vedete il futuro, però non sono stati correlati in passato e l'indice di correlazione che abbiamo visto salire dalla questione pandemica probabilmente è stato dovuto esclusivamente, vedete qui c'è proprio la questione pandemica, questo che è avvenuto qui è tutta la struttura di rialzo della correlazione di Bitcoin con Standard Poor's 500, con Nasdaq è un po' di più, dovuta appunto alla questione pandemica. Quindi questa cosa qui è dovuta alle emissioni di liquidità. È vero, Bitcoin potrebbe aver raggiunto alti livelli di prezzo a causa delle emissioni di liquidità e quindi aver forzato la mano perché si cercava comunque un strumento che potesse rendere tantissimo, eccetera. Però sostanzialmente questo livello di correlazione è momentaneo, non è la natura del mercato, tant'è vero che dagli anni precedenti la struttura naturale di Bitcoin era questa, cioè non correlazione, non è un mercato decorrelato, ma non è correlato, infatti oscillava tra 0,2 e meno 0,2, cioè una correlazione inesistente, cioè non correlazione. Questo è in pratica la natura stessa del mercato. C'è da dire che poi abbiamo assistito a questa impennata e dovremmo capire se effettivamente questa è stata momentanea causata dalle emissioni di liquidità delle banche centrali oppure diventa poi persistente. Al momento quindi una struttura di Bitcoin che sta a questi livelli, come già in questo punto, è naturale come è stata nella sua natura da sempre, ma porta ad un concetto a rispondere a questa domanda. Non esiste una correlazione tra Bitcoin e i mercati classici. Questo significa che se i mercati classici dovessero scendere per via di una recessione, Bitcoin potrebbe fare tutt'altro e non gli importa nulla. È perché non esiste una correlazione, potrebbe seguire magari il suo ciclo, quello per esempio dell'halving, eccetera, e non essere dipendente invece dalla questione recessiva. E già qui una pezza la mettiamo e rispondiamo alla questione recessiva su Bitcoin, cioè almeno potrebbe far così, ragazzi, vi ripeto, non abbiamo mai visto nella storia cosa fa Bitcoin, quindi lo stiamo desumendo da alcuni atteggiamenti, quindi per tirar via le nostre conclusioni. Altri dati che noi sappiamo in arrivo nell'anno 2024, ETF in fase di approvazione. Allora, io sono molto convinto che l'ETF è una fase e del se e del quando, ma non del se. Questa frase però mi duole dirlo, ragazzi, la prima volta che l'ho pronunciata era, se non erro, l'anno 2018 su questo canale. Siamo nell'anno 2023 ed è ancora una questione di quando, ma non di se, però sono passati tanti anni. Allora, l'ETF su Bitcoin teoricamente dovrebbe essere in approvazione con una buona probabilità al prossimo anno, per via della questione che anche BlackRock ha presentato la domanda sull'ETF, lo sapete benissimo, e poi tra le altre cose ci sono anche altre presentazioni, sono accodati tutti gli altri grandi fondi istituzionali, quelli degli ETF, eccetera. Ciò significa che le pressioni sulla SEC sono molto più pronunciate da questo punto di vista e quindi potrebbe in effetti sganciare la mano, quindi liberare il Kraken. Nel momento in cui questa cosa dovesse avvenire, l'esito a livello fondamentale, questo è un dato di natura fondamentale nel settore delle cripto, diventa dirompente, perché non è soltanto Bitcoin che sicuramente avrebbe un'accelerazione rialzista notevole, perché saranno ETF spot, quindi dovranno avere replica fisica di ETF di Bitcoin, quindi dovranno acquistare Bitcoin o lo stanno già facendo. Potrebbero non impattare sul mercato, perché non è che andranno al mercato, non è che andranno su Binance a comprarlo, ovviamente vanno in OTC, ragionano con le istituzioni, si scambiano i Bitcoin a un determinato valore, ma poi l'appeal di questa cripto dell'ETF deve essere venduto o meno, deve essere anche quello di vedere liquidità entrare sul mercato e quindi anche insomma degli andamenti rialzisti. E poi c'è tutto l'excursus, cioè il fatto che da una notizia del genere si spalma tutto nel settore delle cripto, che quindi lì andranno poi a fare competitività e a cercare di risolvere il problema, per esempio Ethereum, che ancora la SEC non lo guarda di buon viso e dice vabbè, no, è una security, no, però cambieranno qualcosa, cercheranno insomma di creare appunto appeal anche per le altre cripto.
Altro punto, liquidità in stablecoin in eccesso nel settore delle cripto. Di questo ne ho parlato anche in una live che ho fatto recentemente. Nel settore delle cripto, ragazzi, le stablecoin, cioè i dollari, sono troppi e inutilizzati. Perché? Perché noi non abbiamo nel settore delle criptovalute la possibilità di mettere a rendita questi dollari allo stesso tasso e allo stesso livello di rischio di un titolo di Stato treasury americano. Allora, nel momento in cui io vado a fare questo concetto, capisco bene che tutte le stablecoin, cioè Tether, per esempio, USDC, sono assai, ragazzi, sono troppe, per cui dove finiscono queste stablecoin? Cioè quella è tutta liquidità non utilizzata e nel settore delle cripto non può essere depositata per avere delle rendite avendo dei rischi controllati e molto bassi come nel mercato classico. Quindi l'ipotesi di fondo è questa: se io ho delle stablecoin che non posso mettere da nessuna parte, che non posso mettere a rendita, o le tramuto in dollari, prendo i dollari e compro obbligazioni, oppure cosa faccio? Deve esserci all'interno di quel mercato una pill a mantenere quella stablecoin lì, perché mi conviene in quanto io vado a fare il trading, vado a metterla a collaterale, prendo leva finanziaria per comprarmi cripto, perché il mercato va su, pompa, cioè deve salire di più di quanto è il rendimento di un titolo di Stato, ragazzi. Perché è vero, ci sono le CeFi, eccetera, però i livelli di sicurezza non sono minimamente paragonabili, no, a quelli dei mercati classici. È vero, c'è la tokenizzazione del con i real world asset, ma è una cosa ancora molto lontana, molto alle prime armi, interessante, ma anche lì è una pezza che si va a mettere, perché io dovrei comprare un token di un titolo di Stato quando posso comprare direttamente il titolo di Stato? Cioè, qual è la logica del fare questa cosa? La logica è di non voler monetizzare una stablecoin, quindi solo legata a fondi che non possono rientrare nel sistema fiat per tanti motivi. Allora sì, però quelli sono pochi e certamente non sono... insomma, non possono far crescere un mercato a dismisura, no? A un certo punto si fermano, sappiamo come funzionano queste cose. Perciò sostanzialmente, per far crescere il mercato, deve esserci un uso di questa liquidità delle stablecoin, e l'uso potrebbe essere scaturito proprio da una nuova fase di cripto rialziste, da una nuova fase di bull che dà alla liquidità in accesso nel settore delle cripto uno scopo, una idea. Altrimenti appunto si rischia che questa liquidità esca proprio definitivamente dal mercato. Ciclo dell'halving di Bitcoin, sappiamo anche questo: nel 2024 arriva l'halving di Bitcoin. Sull'halving di Bitcoin c'è da fare tanti ragionamenti, ha senso o non ha senso, magari facciamo un altro video, ragionare se effettivamente la riduzione dell'offerta, l'halving di Bitcoin e la riduzione del dei reward di Bitcoin dati con un blocco, con il mining di un blocco, che si dimezzano successivamente. Però il fatto che questa riduzione dell'offerta porti a un incremento di prezzo è del tutto superficiale dirlo, ragazzi. Non è assolutamente così, perché la componente prezzo viene stabilita dall'equilibrio domanda e offerta, perciò la riduzione dell'offerta è una componente, ma poi deve esserci o una domanda stabile o un aumento della domanda per causare un incremento del prezzo, altrimenti non funziona. Certo, comunque, avere una riduzione dell'inflazione di Bitcoin aiuta, no? Su questo non c'è assolutamente dubbio. Però questo è un altro fatto che noi sappiamo: il ciclo dell'halving di Bitcoin ci siamo dentro, siamo perfettamente all'interno del ciclo dell'halving, che è iniziato alla perfezione dopo un tot di giorni precisi che erano passati dal precedente ciclo, 1430-1431 in questo caso, ed è iniziata una nuova struttura ciclica che teoricamente poi fa questa roba qui, no? Quindi, cioè, alla fine, insomma, siamo nel ciclo dell'halving, questo è il fattore positivo. Si può verificare infine una mini bolla cripto se il mercato classico va a crashare dovuto alla recessione? Allora, questa è la vera domanda. Allora, come reagirà Bitcoin ad un periodo di higher for longer, quindi tassi alti ed eventuale recessione nel 2024? Dai dati in nostro possesso abbiamo un'idea che secondo me deve essere analizzata in maniera molto netta. Bitcoin non è dipendente dai tassi di interesse, non è dipendente dalla recessione economica, non è legato a questi fenomeni. Magari può subire un po' di più le conseguenze di un mercato classico che inizia a scendere, questo sì,
può subire le conseguenze di eventi esogeni che creano panico. Questo sì, però segue molto di più una logica ciclica interna, che è proprio la struttura ciclica del mercato delle cripto, e che non ha legami con il mercato classico per tanti motivi, ragazzi. Primo, Bitcoin non esiste nel mondo economico in termini di strumento che crea valore, utili o quant'altro. Perché dovrebbe essere considerato uno strumento ciclico? Non è uno strumento ciclico in termini economici. Segue il suo ciclo, ma non quello dell'economia, perché semplicemente non ha nessuna connessione con la struttura economica. Altro punto fondamentale, è un mercato che ha bisogno, diciamo, di maturare per essere per diventare sostanzialmente un mercato che crea appeal a livello tecnologico. Quindi al di là di Bitcoin ci sono anche le criptovalute hanno bisogno di creare valore, di dare valore al sistema economico, di essere d'appoggio come l'AI in questo momento al business, no? E questa cosa ancora non è avvenuta. Ci sono dei tentativi, dei piccoli investimenti, ma sostanzialmente niente di concettualmente importante. Bitcoin non è diventato la valuta di scambio del mondo, ancora non mi risulta, fra un po' magari lo diventerà, però ancora non abbiamo visto questa cosa. Però sostanzialmente potrebbe in effetti diventare un asset che in pratica, ragazzi, diventa un po' un asset tampone. Nel momento in cui gli altri asset classici, quelli speculativi, dovessero iniziare a scendere o non salire troppo per via della recessione, dei tassi alti, quelli subiscono invece le conseguenze del ciclo economico, potrebbe essere che il mercato cripto diventi un mercato di appeal per gli investitori speculativi che vogliono invece creare comunque speculazione e avere un mercato che torna a salire, non essendoci un mercato che può salire nei mercati classici, perché non potrà essere così, perché le banche centrali non vogliono questo, ragazzi, quindi è quasi un po' un blocco definitivo. Potrebbe nell'anno 2024 Bitcoin, in mano ai suoi cicli interiori, diciamo così, quindi proprio che riguardano solo il mercato cripto, essere un punto di riferimento per chi vuole speculare. Quindi magari gli investitori istituzionali diranno: ok, non c'è trippa per gatti in quest'anno nel mercato classico, facciamo qualche soldone nel mercato delle cripto, perché quello è scorrelato sostanzialmente, non ha correlazione con i dati di natura macro. Allora, questa è secondo me la vera domanda da porsi, e la risposta che avremo nel 2024 sarà una risposta a questa domanda. Dovesse succedere dopo la chiusura di questi cicli, di questa fase ciclica attuale, un eventuale pump di Bitcoin nel ciclo dei successivi, a quel punto potrebbe in effetti andarsi a configurare una cosa del genere. Voi cosa ne pensate? Secondo voi il mercato delle cripto e Bitcoin seguirà la sua natura fase ciclica, quella che abbiamo visto in pratica in tutti gli altri cicli dell'halving, in maniera differente, magari un po' più blanda, potrebbe non fare grandi massimi, una cosa del genere, magari un po' più semplice. Oddio, qui sono arrivato a 120.000, quindi comunque un po' vabbè, era un disegno. Però dico, secondo voi può seguire questa via, oppure i dati attuali e la recessione dei tassi impatteranno in maniera più consistente di quello che ci aspettiamo? Opinioni, tutto quello che pensate giù nei commenti, su che mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Che fatica!